E allora invece siamo a fare la cosa giusta, una edizione speciale, edizione di Natale, Giovanna. Allora, cominciamo con il ripensare. Il Natale che cos'è? Può essere tante cose, può essere declinato in tanti modi, per quanto ti riguarda. Beh, Natale è occasione di incontri, incontri con le persone cui si vuole bene e certamente vuole bene l'artigiano senese che incontreremo tra poco al medico, al chirurgo che l'ha operato. Nel 2011 scopre di essere malato di SLA, lui con la passione per la maratona ma non ce la fa più a camminare e a lavorare. Poi è l'intervento e ora Nicola ha ripreso a fare i suoi 20 chilometri al giorno. Lo incontriamo tra i presepi e le statuine di San Gregorio Armeno a Napoli. Ciao Nicola, che piacere vederti, ti trovo benissimo. Ciao. Come stai? Molto Ti trovo bene, molto bene, veramente. sì. Oggi faremo un giro per Napoli, la città dove sei ritornato dopo 3 anni, quasi, dai. Molto bello, Dall'intervento faremo un giro per San Gregorio Armeno insieme. tutto Oggi allora l'ambiente. mi farei vedere come cammini per i vicoli di Napoli. Volentieri, Che volentieri, dici? volentieri, volentieri. D'accordo. Mi ha fatto piacere che sei tornato a Napoli per il controllo, proprio in questo periodo natalizio, in modo da farti vedere anche San Gregorio Armeno. Volentieri, avevo bisogno di una guida per poter vedere un po' tutto il paesaggio e tutto quello che c'è da vedere, insomma. Va bene, mi ha fatto Fatto piacere molto piacere. anche a me. Allora, voglio vederti che cammini bene, che stai bene, adesso veramente è importante. Vabbè, domenica mi sono fatto 22 km e penso sia una cosa, considerando 3 anni fa come mi Quanti avete ne facevi visto, 3 anni fa? 50 metri. Ok, perfetto, va bene, un bel risultato, un bel risultato, dai, da 50 metri a 20 km. Bravo, bravo, mi fa molto è piacere. buono. Oggi abbiamo fatto il controllo Doppler e fortunatamente ti sei meritata la passeggiatina per San Sì, Gregorio Armeno. grazie, grazie. Nicola Bacci, 36 anni, toscano, un artigiano con la passione per la corsa, una cosa che fino a 2 anni fa non era possibile. Perché? Nel 2010 ho avuto una diagnosi di sclerosi multipla e ho avuto le ricadute già importanti in quel periodo sul fine anno e avevo dei problemi a deambulare e questo hanno dovuto fermare un po' tutte quelle che erano le mie attività. Quindi lei è stato operato da Ciro Gargano, come? L'intervento che abbiamo fatto a Nicola è un intervento di angioplastica correttiva, un intervento minimamente invasivo perché si entra all'interno del sistema venoso con un filo guida e si apre con un palloncino queste stenosi o queste strettoie. Abbiamo anche casi in cui la vescica torna a funzionare regolarmente, la stanchezza passa in una grande percentuale di pazienti. Insomma, un 70% di pazienti affetti da sclerosi multipla mostrano dei miglioramenti e qui è Nicola a testimoniarci. Che statuina state facendo? Sto preparando la statuina del dottor Gargano. Perché? È una statuina che dà speranza. Quali sono le altre statuine che vanno adesso? Ma le più vendute c'è quella di Papa Francesco, più venduta in assoluto, accompagnata da quella di Nelson Mandela, l'ultima chicca che ho preparato. E la statuina contro la crisi? Per i periodi di crisi c'è lo sciosciò contro il malocchio. E funziona? Funziona, sì, allontana tutte le onde negative e i periodi brutti, diciamo. Eccolo qui.